Allora, a.prevignano@dj.it per mandare le vostre mail con la segnalazione delle travisate. Cominciamo subito con Maina Gioia, Imagine Dragons, Follow You. Fresca, Ozuna, seguendo il trend del momento dei VIP, mette su una riserva illegale di caccia agli ovini nel mezzo del Pacifico. Ma non aveva il ciringhito? Sì, il ciringhito d'inverno. Certo, invece, giustamente. Funziona così: paghi $10,000 l'ora e ti viene fornito un equipaggiamento d'assalto, un bazooka, un mortaio spigo da 320 mm, una squadra d'assaltatori in assetto di guerra con i visori. Okay. Poi liberano un migliaio di merinos, così della Nuova Zelanda. E poi tu spari a... una giornalista della BBC, arriva a Honolulu per intervistare Ozuna. Mi sembra che tutto ciò sia illegale, pericoloso e crudele. Certo, dice Ozuna, lo è, ma i VIP sono felici. Provi a chiedere un po', interpellato da Reynolds degli Imagine Dragons, risponde: a Maui sai, il mio team caccia pecore. Solo le Hawaii. Bella. Poi Sebastiano, Monster Truck, True Rocker. Temevo peggio. Pezzone. Monster Truck vorrebbero coinvolgere Dee Snider, storica voce dei Twisted Sister, e tentano un approccio rispettoso con quello che loro considerano un idolo. John Harvey, il cantante, telefona al cellulare di Snider, segreteria, e dice: signor Snider, ci scusi il disturbo, siamo in Monster Truck. Vorremmo sapere se la interesserebbe registrare delle parti vocali di una canzone del nostro prossimo album. Se fosse disponibile, sappia che comunque l'ammiriamo per tutto quello che ha fatto Hard Rock. Le rinnoviamo i più cari auguri. Prossimo. Saluto a lei, a signora. Inchinandosi, insomma. Dee Snider sente il messaggio in segreteria e con la sua proverbiale cordialità richiama e risponde: a coglione, ma mai chiamato. A coglione, mi make a ma dice a coglione proprio. A coglione, mi make a man. Bella. E poi Maina Gioia ancora, Teddy Pendergrass, Get Up, Get Down, Get Funky, Get Loose. Teddy Pendergrass sta cercando di spiegare il calcio a Brianino, che notoriamente non capisce un cazzo. Brian, ascolta, allora partiamo dalle basi. Calcio 11 contro 11, un pallone. E lo sguardo di Brianino già perso nel vuoto, non fa ben sperare. Vabbè, bisogna fare gol. Cosa vuol dire bisogna fare gol? Vuol dire che con i piedi, con le mani, devi buttare la palla nella rete, la porta. Gol, festeggiamenti, ti ricordi? Niente, non capisce una mazza. Dopo 3 mesi Pendergrass nota qualche progresso. Ok, studiato le dispense, so tutto, dice. Va bene, dove giocava Pelé? Lo so. In Giappone. Ma no, dai. Uno sconfortato Teddy Pendergrass dice: ma come in Giappone? Impara le squadre un po' di più. È bello perché non perde il ritmo. Bellissima. E non finisce qui. Tra poco torniamo con Michael Field. Max Gazzè alle 8.45 su Radio DJ, considerando l'ascolto al 342-00-00700. Perdonate il bisticcio di parole, ci sono queste considerazioni. Buongiorno trio, volevo ringraziarvi perché io generalmente la mattina mi sveglio col culo scoperto e invece grazie a voi mi fate sempre ridere. Grazie, buona giornata. Buona giornata a te, però stai attenta che poi ti prende freddo. Ma poi non era girato. A Roma si dice così, quando sei un po' con l'umore verso, si dice: ma che hai dormito con il culo scoperto? Per quanto riguarda l'utilizzo improvvido del nostro diario di servizio, ecco, Francesco ha digitato adesso un richiamo all'ordine. Se volete potete leggere. Pagato. Non è che adesso aspetta che sta arrivando un'altra comunicazione. Ti risaluta. Perché ti saluta già aveva chiesto. Dai, figo. Risaluta. 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 Chi mi risaluta?
Sto cazzo. Gli sei cascato per la seconda volta. Oh, minchia, ragazzi, mi avete fatto. Ci cazzi sempre. Chiedo che venga fotografato e pubblicato. Che tutto quello che diciamo è vero. Sì, no, non tutto. Aspetta. Aspetta, c'è una censura. Lasciatelo che. No, la lascia che poi cancello. Cioè, lo fotografo quello che voglio. Sì, ma cancella. Dammi retta, così adesso si può pubblicare. Possiamo andare? Sì, Fabino dalla provincia di Siena, Mike Oldfield, featuring Maggie Riley, Moonlight Shadow. Già travisata. Tutta. Maggie Riley tiene un discorso al meetup 5 Stelle di Glasgow. Cittadini, abbiamo bisogno di tornare ad investire nella sanità dopo anni di tagli, questo è vero, ma per i nostri bisogni è più che sufficiente il recovery fund e l'annosa questione del MES che al Movimento 5 Stelle non piace. Chiaro, questi finanziamenti non sono slegati da condizionalità, rischieremmo di perdere la nostra sovranità economica. E poi diciamocela tutta, la Francia ci deve ridare la Gioconda. Ma che c'entra? Si alza fico e dice: scusami cittadina Riley, ma in primo luogo tu sei scozzese, quindi la Gioconda ridanno a noi. In secondo luogo la Gioconda è stata venduta a Leonardo presumibilmente ai emissari del re di Francia Francesco I nel 1516. E allora ci restituiscano il denaro di quella transazione. Ma che senso, chiede Fico sbalordito, e la Riley risponde: col MES ridateci i soldi. I soldi. Con la mano accucchiata, la mano accucchiata proprio. Ma è strepitosa. Sono meglio dell'altra oggi. Onestà. Bello. Poi Ilegna, Locomondo, il pezzo si intitola Vi giuro, Frango Siriani. Spiritoso, ma su TikTok poi vedi un attimo che ce la troviamo. Tra l'altro leggevo che una delle loro canzoni è stata utilizzata come base per PES, vi ricordate il pezzo? Certo. Marco Scumaris del gruppo greco Locomondo chiede una consulenza finanziaria a Frank Zappa. Ascolta, quattro sacchi da investire, tu che faresti? Mi raccomando, una roba tranquilla con poco rischio. Frank Zappa accende il computer, mette gli occhiali, digita nervosamente, poi sentenzia: ti consiglierei degli ETF, fondi di risparmio collettivo gestito di tipo passivo, che replicano l'andamento di una certa materia prima, di un mercato. Parliamo di benchmark. Per farti un esempio tipico, potremmo investire sul DAX 30, che è l'indice tedesco che include al suo interno il paniere dei 30 migliori titoli di capitale. Tutto chiaro? Un nebetito Kumari si risponde: Fra, consigliami, non te sto capito. E concludiamo con Matteo Pasqui, se non ho scritto male, Arcomi, Gaia, Mare che non sei. Guarda, italiana? Arcomi, Gaia. La nostra Gaia. Arcomi, già lo facciamo già nel Tommaso Paradiso. Luciano Cianosa chiama rapporto Gaia. Senti, ho saputo che ci sono state tensioni tra te e Arcomi. Cos'è successo? Ma mi sembrava tutto funzionasse. Ma avete litigato? No, guarda, Luciano è davvero un bravo ragazzo, però si assenta durante la registrazione. Non è stato facile fare tutto da solo. Vabbè, ma me lo dovevi dire, avrei chiamato. No, guarda, era lui che non voleva farti sapere nulla, un problema di cui non vuole parlare tantissimo. Dice: io sono stato un padre per Comi, dice Luciano Cianosa. Ma possibile, se c'ha problemi, ma che me lo dica, no? Ma c'ha problemi. Quei problemi. Ma hai capito? Di cosa si tratta? Stipsi. Porco. In che senso? E Gaia, fuori dai denti, dice: sabemos com'è la storia, che non cacava. Sabemos com'è la storia, che non cacava. Sanno tutti sta roba, non si può dire. Qua ragazzi ci sono poche ipotesi. Sabemos com'è la storia, che non cacava. Sono problemi, ragazzi. Ricomi, Gaia, se sta scherzando. Sì, se sta scherzando. Grazie Previ, grazie Lancia, grazie Matteo, ma al solito grazie ai nostri segnalatori.